Ci siamo, buongiorno a tutti, benvenuti al primo panel della giornata di Parole Ostili. Insomma, chiedo ai relatori di un po' di serietà, per favore. È un panel su divertimento, però direi di darci una calmata. Allora, io sono Gianluigi Tiddia, mi sono conosciuto in rete come Insopportabile, spero di non dare seguito a questo nickname in questo panel. Con me c'è Giovanni Arata, facciamo una rapida carrellata delle persone, per insomma si autopresenteranno. Quindi io sono un ingegnere, lavoro in rete come comunicatore, insomma, diciamo non è molto interessante quello che è la mia professione. Passo invece il discorso a Giovanni, che ha sicuramente più cose da dire. Lanciato così è difficilissimo. Giovanni Arata, faccio il social media manager per la regione Emilia-Romagna, il turismo della regione Emilia-Romagna, e mi occupo di cultura digitale a vario titolo. Io sono Roberto Monzani, lavoro all'Inter e mi occupo di tutto ciò che sono contenuti digitali, quindi dalla community a quelli che sono le scelte che facciamo come club dal punto di vista dei diversi social. E passo il microfono a Paolo. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Condò, triestino, giornalista sportivo, anche se la mia vera vocazione sarebbe il turismo, perché ho viaggiato veramente nei tutti gli angoli del mondo. Cosa vi devo dire? Non vi dico l'età, vi dico che ho cominciato al piccolo, ho fatto praticamente tutta la mia carriera giornalistica alla Gazzetta dello Sport e da 2 anni lavoro a Sky Sport. Ho deciso di mostrarmi. Buongiorno a tutti, sono Sergio Cagol, io sono un montanaro, mi definisco così, vengo da Trento, al di là del ponte, no, per chi sapete Trento-Trieste, e niente, io mi occupo di tecnologia e turismo da una 15ina d'anni, ho lavorato dentro Trentino Marketing e oggi vi parlerò un po' di questo e niente, direi che ci vediamo dopo. Buongiorno, io sono Mirko Lalli, mi occupo di turismo da tanti anni, anch'io tra tecnologia, comunicazione e promozione turistica, e da un paio d'anni ho una mia startup. Buongiorno, sono Valentina Quattro e mi occupo della comunicazione in Italia di TripAdvisor da 4 anni, e prima curavo comunque le PR di vari clienti nel turismo. Allora, adesso iniziamo la presentazione dei panel. Faremo 2 blocchi, uno legato al turismo e l'altro allo sport e al divertimento. Dopo il primo blocco un po' di interazione con voi, quindi qualche domanda, se avete, come ascoltate, magari iniziate a immaginarla, un 10 minuti, e poi partiremo col blocco appunto divertimento e sport. Vi chiedo una cortesia, qua siamo in un contesto dove si discute appunto di parole ostili. Vi chiederei di rimanere in questo argomento, ecco, non esondiamo in altre tematiche. Lascio la parola a Valentina. Allora, non funziona. Ok. Due numeri veloci, giusto per raccontare chi siamo. TripAdvisor è un sito di viaggio, è stato fondato nel 2000 e comprende 24 siti che a oggi operano in 49 mercati nel mondo. Gli utenti unici al mese sono 390 milioni e scrivono appunto recensioni, opinioni e contenuti relativi a 6.8 milioni di business presenti sul sito, divisi in hotel, ristoranti e attrazioni. Il numero di contributi che riceviamo ogni minuto supera i 280 e si riferiscono in totale a 135.000 destinazioni. Il numero di recensioni opinioni ha raggiunto quota 435 milioni, le foto dei viaggiatori sono più di 80 milioni e le nostre app sono state downloadate più di 370 milioni di volte. È un dato generale, questo è un dato globale, il punteggio medio di tutti i business presenti sul sito è 4 su 5, dove 5 è il massimo, per cui a conferma del fatto che si tende a recensire quando si è soddisfatti dell'esperienza dando punteggi alti.
anche in Italia. TripAdvisor è il sito di viaggi più grande a livello nazionale e conta più di 6.4 milioni di utenti unici al mese. Parlando dei punteggi medi, come ho detto prima, il 4 su 5 era tutti business a livello globale, invece in Italia i punteggi medi del 2016 sono stati comunque molto alti, i ristoranti 4.06, gli hotel 4.23 e le attrazioni 4.43. Per spiegarvi cosa succede a una recensione quando viene scritta e postata, appunto l'utente la invia, la recensione passa attraverso i nostri filtri e il monitoraggio e poi ci sono tre scenari. Il primo è supera i filtri e viene pubblicata. Il secondo è viene segnalata dai filtri e analizzata da uno specialista. Il nostro team dei contenuti conta più di 300 persone dedicate proprio al controllo. Oppure la recensione viene proprio eliminata dai filtri. Dopo che una persona del team dei contenuti controlla anche rispetto alle nostre linee guida, che sono comunque pubblicate e presenti sul sito per tutti, decide se pubblicarla o rimuoverla in base al risultato dell'analisi. Un altro particolare, appunto, il primo passaggio sono i filtri, poi abbiamo anche un grande aiuto dalla community, comunque siamo un sito generato dagli utenti e la community, sia di proprietari sia di recensori, può e lo fa segnalarci qualunque contenuto che sostiene non essere in linea con le linee guida o piuttosto comunque essere offensivo, e a quel punto tutte le segnalazioni arrivano sempre a questa persona che controlla e decide se lasciare la recensione oppure no. Parlavo delle linee guida, diciamo a grandi linee devono essere i contenuti postati adatti a tutti, senza pregiudizi, rispettosi della privacy, senza fini commerciali, utili e personali, originali e recenti. E sotto c'è un esempio, con una parola ostile ben evidenziata, di una recensione che appunto è stata bloccata dai filtri, è uno dei mezzi che usiamo noi, dei filtri automatici, e che appunto poi non è stata pubblicata. Per sensibilizzare ulteriormente la community, qualche tempo fa abbiamo creato questa campagna che si chiama Come scrivere recensioni utile. Perché? Perché comunque appunto le recensioni sono diventate sempre più importanti, addirittura metà della community a livello mondiale del sito non prenoterebbe una struttura priva di recensioni e l'84% sostiene che TripAdvisor l'abbia aiutati ad avere più fiducia nelle loro decisioni e nei loro acquisti di viaggio. Quindi, data l'importanza, ci siamo uniti anche a delle associazioni. In Italia era la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, e poi c'erano altre, perché è comunque una campagna che abbiamo fatto in tutto il mondo, per fornire ai recensori suggerimenti per essere utili nel dare informazioni. Quindi prima siamo partiti con un sondaggio ed è emerso che le tre cose più importanti per una recensione sono che si concentri sui fatti, che fornisca più dettagli possibili e che vada dritto al punto. Poi a livello italiano si vuole leggere una visione equilibrata ed è importante comunque fornire un contesto e far capire bene quali sono gli elementi che sono piaciuti o meno. E un altro dato interessante è che le recensioni eccessivamente critiche sono le prime a non essere amate dai viaggiatori, seguite dalla mancanza di dettagli e informazioni specifiche e dalla cattiva grammatica. Dopo questo sondaggio è emerso un decalogo di consigli per gli utenti. Il primo è valuta e riassumi l'esperienza, rispondi a 5 domande prima di scrivere, cioè chi, cosa, quando, dove, perché, evidenzia le informazioni importanti, aggiungi un consiglio utile, fornisci dettagli, usa correttamente la grammatica. Una foto o più dell'esperienza sicuramente aiutano ancora di più a capire. Fai attenzione al tono da usare, anche se sei arrabbiato o insoddisfatto dell'esperienza, non usare il mezzo per declamare tutto ciò, rifletti bene prima di inviarla, magari scrivi.
ispirarsi. Infatti sotto c'è appunto una frase di un'albergatrice che dice: esistono delle cose su cui possiamo agire, su cui possiamo migliorarci, appunto se comunque le strutture stesse sostengono il 70% che TripAdvisor li ha aiutati a migliorare degli aspetti, a migliorare il servizio della loro struttura. La FIPE, dicevo, ha partecipato a questa campagna, anche loro hanno sottolineato l'importanza del web per promuoversi e per quello che riguarda TripAdvisor gratuitamente in tutto il mondo, ma hanno sottolineato assolutamente l'utilizzo responsabile del mezzo. E comunque noi continuiamo a sostenerlo e a ripeterlo a tutti gli utenti, le nostre linee guida, soprattutto che hanno la responsabilità nel dire la loro opinione, ma dirla secondo dei criteri corretti e rispettosi. Grazie. Un applauso. Allora, sono uscite alcune considerazioni interessanti. La prima, l'insofferenza verso le recensioni negative da parte di chi fruisce di questi strumenti. La seconda, una sorta di necessità di moderazione in qualche maniera delle conversazioni. E poi quel decalogo, insomma anche ieri abbiamo visto il manifesto di Parole Ostili, è comunque una necessità di puntualizzare alcuni aspetti importanti per vivere meglio la realtà, ma anche gli strumenti che appunto gestiscono questi insomma, movimenti di cose. Scusate. Adesso diamo la parola a Sergio, Mirko, che ci darà un'altra visione del lato dati. Cattivissimo mondo del turismo. Sì, no, volevo andare subito. Parlerò malissimo, no scherzo. Allora, mi metto il timer, così guarda, sì, sono okay. Assolutamente autonomo. Allora mi presento, io sono, vi dicevo prima, una startup, si chiama Travel Appeal, siamo nati ormai quasi 3 anni fa in H-Farm. H-Farm non è un posto molto lontano da qua, siamo tra Treviso e Venezia, a Roncade, e è un posto dove succedono un sacco di cose belle, tra cui nascono anche delle start-up e delle realtà molto interessanti. Noi abbiamo costruito, appunto quasi 3 anni fa, una tecnologia che va a raccogliere tutti i dati del mondo del turismo, proprio tutti quei dati che usano i viaggiatori per decidere, tra cui TripAdvisor, che non è ovviamente la sola cosa che analizziamo centinaia di canali per tutto il mondo dell'ospitalità, ristoranti, beni culturali, mezzi di trasporto, cioè tutti i dati che si trovano online, che formano l'immagine digitale di una destinazione, e con questi dati facciamo una serie di cose. È interessante andare a vedere che cosa viene fuori dai dati. Non c'è un buon rapporto tra spesso i locali, le conversazioni e il mondo del turismo. Questo è un meme che gira su internet da un po', assolutamente, e questa è una foto fatta a Firenze, quindi è una foto vera, non è una foto falsa. È un meme, cioè una di quelle comunicazioni in pillole che girano su internet e che vengono anche modificate e implementate, e si capisce, 2 giorni fa sono stato a Venezia per lavoro, questa era la foto fatta, postata da una delle persone che erano con me, dicendo: volevo solo uscire a prendere un pacchetto di sigarette. Ovvio che il rapporto è difficile non usare parole ostili quando ti trovi la tua città in una situazione del genere. Provate ad immaginare che cosa viene fuori analizzando le conversazioni sui social network in un periodo del genere. Sui social network, perché giustamente i canali strutturati come TripAdvisor, come Booking, come Expedia hanno dei filtri che limitano tutte le parole che dicevamo prima, mentre sui social è lì che troviamo, danno molta soddisfazione analizzando. Nella presentazione, che credo sia scaricabile dopo, trovate il link dove si trovano l'elenco delle peggiori parole che si trovano su Facebook e delle peggiori parole che si trovano su Twitter, le vedete anche in chiaro là, per fortuna sono in verticale, e è molto divertente. Il mondo del turismo dovrebbe essere fatto da un altro, uno se lo immagina con un altro sentiment sotto le conversazioni. In realtà è assolutamente come tutte le conversazioni umane, non esente da questo tipo di sentimento. Le conversazioni invece che si trovano sui canali come TripAdvisor sono
molto più interessanti, perché sono filtrate, quindi diventano anche un po' più sottili. La cosa interessante è che circa il 60% di tutte le recensioni riguardano il personale, riguardano lo staff, riguardano le persone, ed è questo il motivo, era un dato molto più alto, mi ricordo qualche anno fa tu dicesti che era circa il 75% su TripAdvisor, ed è una cosa che mi aspetto, cioè che è normale, il rapporto interpersonale è la cosa che colpisce normalmente di più, ed è anche questo il motivo per cui, questa è la faccia tipica dell'albergatore o del ristoratore quando riceve la recensione, ti somiglia un po', eh? Perché cioè, se la prende in maniera un po' personale, è normale, come non può prenderla in maniera personale quando si parla di lui. Ora, ha ragione o ha torto, in questo caso, si capisce, insomma, potete leggere, non c'è bisogno che ve la legga io. La recensione è molto sottile, non usa nessuna parola ostile contro il ristoratore, dice soltanto che lui usa improperi durante il servizio che possono andare assolutamente a quel paese. Capita anche però di trovare il recensore, che è un po' come Napo al 51, cliccando sul nome del recensore su TripAdvisor o su qualsiasi altro canale potete vedere l'elenco di tutte le recensioni che ha fatto. Se vi capita uno così, capite che io non mi fido di vedere, cioè perché dovrei leggere le sue recensioni? Ah, questo tipo ha 100 recensioni, non ce n'è una che supera una palla. Quindi il problema probabilmente è suo. È una strategia, non hai capito? Non del ristorante o dell'albergatore. Il peggiore. Questo è un gruppo bellissimo, mi fa molto ridere, è un gruppo fatto da albergatori e ristoratori che si chiama Insultare su TripAdvisor sentendosi grandi chef. Non ce l'hanno con TripAdvisor, sì, sì. Ce l'hanno con i recensori tipo il tipo di prima, ce l'ha diversi di questi gruppi, ma questo è quello che dà più soddisfazione, ci sono dentro una serie di cose molto molto interessanti anche per capire il fenomeno. TripAdvisor non è l'unico canale che ha questo tipo di problema, perché questo ad esempio è un fenomeno di qualche settimana fa che era successo su Facebook, in cui qualcuno aveva scatenato il cosiddetto shitstorm contro un ristorante, probabilmente un competitor. Loro ne hanno avuto anche dei benefici, perché è stato citato da Selvaggia Lucarelli il caso, e quindi c'è stato l'onda opposta, cioè tutti ne hanno parlato bene, è andato su tutti i giornali, e quindi loro, diciamo, alla fine gli è andata bene. Pensate però il danno che avrebbero potuto ottenere in caso, o che può succedere con casi anche più piccoli di questo, oppure casi molto gravi. Non ho trovato la recensione originale di questa, perché giustamente TripAdvisor l'ha fatta sparire a velocità della luce, ma scrivere una recensione dicendo che mi sono trovato male in un ristorante perché c'erano troppi disabili in sala, francamente è disturbante. È una cosa, cioè, non ho parole per poterlo, dovrei usare parole ostili, quindi meglio che non dica come mi sento. I ristoratori sono quelli che danno delle soddisfazioni maggiori nella risposta. Alla recensione mediocrità assoluta a caro prezzo, il ristoratore risponde un altro cretino illuminato da lampi di imbecillità. Sì. E continua, oppure sempre lo stesso ristoratore, che è un genio assoluto nelle risposte: esperienza assurda, pare che certa gente abbia fatto la fila per 3 volte quando il buon Dio ha distribuito la stupidità. Che e poi proprio continua, assolutamente sì, anche qua sono molto borderline, quindi è difficile che l'algoritmo riesca ad intercettarle queste se qualcuno non gliele segnala. Ed stai dando suggerimenti, però non vorrei no, vi devo leggere però una risposta geniale, come, e chiudo con questa, perché c'è un modo di rispondere anche molto intelligente, e ovviamente si basa sull'ironia. Recensione: pessimo locale, proprietario scortese e maleducato, ha una pedana con ostacoli non visibili e pericolosi, pessimo servizio e la qualità, e è la qualità di quello che servono, scritta anche abbastanza male, il nostro algoritmo semantico qua andrebbe in sciopero per capire cosa vuol dire. Risposta dell'albergatore: gentile signora, sono la pedana. Negli anni sono stata definita scorbutica, nervosa, contorta, legnosa, ma pericolosa mai. E mi dispiace perché sono una bella pedana rosso fuoco e così visibile che esistono al mondo 2 sole cose costruite dall'uomo che si possono vedere dallo spazio. La muraglia cinese ed io, la pedana. Dunque, se mi permette, signora Alice 2006, mi dispiace che sia caduta su di me rovinosamente, ma non sarà che i tacchi e una deambulazione non proprio da Leonora Bagnato
abbiano creato il disastro? Certo, il mio proprietario ci ha messo del suo quando le ha fatto portare del ghiaccio, maleducato. E quando lei ha chiesto a gran voce che le fosse offerto tutto, è il minimo che possiate fare. È venuto da lei e le ha detto che la colpa non era sua, ma mia, che non mi aveva vista, e forse della sua sbadataggine. Finisco la recensione. Nella vita, sa, ci sono pedane buone e pedane cattive. Poi cercatela, questa c'è ancora, perché ovviamente non è filtrabile. È molto interessante la recensione della pedana. Volevo chiudere con due concetti. La prima è: ci sono delle parole che a volte sono un po' più violente rispetto a dire stupido. Un cartello del genere, ce ne sono tanti anche in Italia, cioè vietato l'ingresso ai bambini, secondo me forse è anche un po' più violento rispetto a usare una parola ostile. Molto educato, però non lo so, mi sembra, a me fa l'effetto molto più violento delle parole. Anche qua, meglio usare un approccio un po' più intelligente, tipo questo, che fa lo sconto per i bimbi educati. Quindi, noi per mestiere ci occupiamo di intelligenza artificiale, tutti gli algoritmi che reggono queste cose sono un po' una parte di intelligenza artificiale. E io sono sempre stato molto ottimista sull'uso della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Vi faccio vedere però un caso, ed è davvero l'ultima questa, famosissimo, che porta un po' a riflettere. Lo scorso anno Microsoft ha messo online un'intelligenza artificiale chiamata Tai su Twitter il 23 di marzo, e il 23 di marzo l'ha uccisa, perché nel giro di 24 ore ha iniziato a inneggiare a Hitler, a trattare malissimo tutti online, a dire che l'olocausto era stata una cosa buona, a dire che Donald Trump era l'unica speranza che abbiamo, a prendere Obama e dire questa è una scimmia imparata dal museo di storia naturale. Questo era quello che l'intelligenza artificiale stava imparando da sola su Twitter. 24 ore l'hanno uccisa il giorno stesso. Noi resistiamo di più. Noi resistiamo di più. Ho finito. Bravo. Grazie Mirko. Anche da questo intervento, diverse sollecitazioni, quanto i dati siano importanti anche per conoscere le dinamiche ostili e quindi magari metterci rimedio, non censurare ma trovare delle soluzioni. Adesso passiamo la parola a Sergio, che ci racconterà parlare a o comunicare con. Sì, buongiorno a tutti. Io speravo che l'introduzione iniziale fosse un pochino più corposa, perché mi diverto tantissimo a parlare in queste occasioni. C'è una cosa che detesto tantissimo, è questa in cui uno si deve presentare. Allora, brevissimamente, cosa hai detto prima? Eri giovane in quella foto. Eri giovane, sì, esatto. Sì, sì. Ero anche ingegnere, beh, brutta razza, guarda. Guarda. E diciamo, mi occupo da almeno 15 anni di tecnologia, turismo, comunicazione. E oggi, quando mi hanno chiesto di partecipare a questo evento, diciamo, ho detto sì, perché di storie ne ho viste tante, no? Tra turismo e ostilità, in realtà è un rapporto che va avanti forse da sempre, insomma. Allora ho detto, vabbè, me la cavo facile, racconterò qualche storiella che è successa. E poi invece ho deciso di raccontarvi qualcosa di più, però le storielle magari mi servono, visto che c'è qui Sassani Giamese dell'Inter. Partiamo da una che forse è del 2011, ma cambia poco. Io lavoravo per Trentino Marketing e c'era l'Inter in ritiro da noi. Avevamo una pagina Facebook dove parlavamo di natura, di turismo ecosostenibile, di cose di questo tipo, e a un certo punto cominciamo a parlare dell'Inter e le risposte furono cose di questo tipo: ma l'hanno mandata lì a casa, calciatori viziati, spacconi, cose di questo tipo, e ostili, reazioni ostili, negative. Non ce l'aspettavamo, eravamo all'inizio. E quello che abbiamo imparato in quell'occasione è che in realtà l'ostilità certe volte te la vai a cercare, nel senso che era un pubblico inadeguato, non era tanto colpa dei nostri interlocutori, e finché gli parlavamo di appunto della natura del nostro bel Trentino erano felici. Quando abbiamo preso gli stessi contenuti, li abbiamo messi negli spazi adeguati, che ne so, i canali dell'Interclub di tutta Italia eccetera, quei contenuti hanno funzionato benissimo. Quindi l'ostilità, attenzione, spesso parte a monte, no? Quando ci si pone in maniera sbagliata. Un'altra cosa molto divertente che era successa, avevamo messo una ricetta per noi innocua, da noi si mangia il coniglio, abbiamo tanti... Insomma, un gruppo di animalisti, una ventina, organizzatissimi, sono andati appuntamento e hanno cominciato a massacrarci, ma massacrarci proprio pesantemente.
di nuovo era qualche anno fa e gli abbiamo imparato che vabbè, innanzitutto ci sono sensibilità diverse, il coniglio non l'abbiamo più messo, lo mangiamo ma non lo mettiamo più. Sì, esatto, non era sanguinolente, non era una vittima sacrificale, ma quelli erano i commenti. In realtà è stata la prima volta che abbiamo cominciato a moderare la pagina e a dare regole chiare. Beh, insomma, anche questo è importante perché tante volte si sottovaluta. La moderazione è un aspetto fondamentale. Questa foto è una foto bellissima, secondo me. È una foto vincitrice di un concorso fotografico fatto da dei turisti. Cioè, avevano mandato delle foto, le avevano votato, questa foto aveva vinto. È una foto all'alba, una croce di vetta, e insomma ci hanno attaccato marchettari venduti al vescovo, no? Cioè, facevamo marketing per il vescovo. Adesso, per l'amor del cielo, tutto il rispetto, però avevamo altre cioè, insomma, da noi il vescovo, siamo a Trento, la provincia autonoma, vabbè, insomma, il Papa, chi è il Papa? C'è il vescovo, Morale, quando arriva il troll, non c'è niente da fare e devi soltanto sopravvivere. Però invece è successa una cosa grave, molto seria, forse qualcuno di voi la ricorda, 2013, l'orso d'Anissa, succede che un'orsa con due cuccioli attacca una persona che stava correndo, però vicino a un centro abitato, non in cima a una montagna, questo si salva ma ne esce malconcio e nasce un gran casino, nel senso che da una parte c'era giustamente chi sosteneva che è colpa dell'uomo se va invade gli spazi dell'orso, c'era chi sosteneva che l'orso andava abbattuto perché pericoloso, morale, per un mese si discute, l'orso è su per i boschi, era monitorato, a un certo punto la provincia che ha il compito di monitorare queste cose decide di accatturarlo, ci prova, muore, l'orso muore. E quella campagna che era stata una campagna di contrapposizione molto violenta, ma nelle regole, e c'è la campagna Io sto con Danessa, è esplosa. Cioè, nel senso che l'interazione, la cattiveria è uscita dalle persone, è uscita in maniera proprio violenta, proprio con anche situazioni, cioè a un certo punto erano gli anni in cui l'ISIS tagliava le teste alle persone, c'erano queste situazioni in cui le immagini con la persona, diciamo, sul punto di essere giustiziata con la testa di Danissa, insomma, quindi cose di questo tipo. Giusto per dire che lì in realtà il grosso problema era stato quello di non saper anticipare, era un mese che si discuteva di questa cosa, c'era tantissima attenzione, i social erano stati esclusivamente lo sfogo, perché in realtà era successo un po' di tutto. Allora, da questi, però mi piacerebbe tirare una morale da questi episodi, che sono pochi, no? E sono legati un po' alla comunicazione turistica. Una volta la comunicazione turistica era comunicare a qualcuno, no? Forse ricorderete Please Visit Italy, no? Rutelli, oppure la brambilla che dice cose del tipo il primo ministro che ci mette la faccia nello spot del 2010, quindi qualcuno che ci manda un messaggio indistinto sperando che noi lo raccogliamo, ma in realtà è la stessa comunicazione che troviamo nei metro, negli aeroporti, in cui in qualche modo lo stesso messaggio viene veicolato ad un numero molto alto di persone sperando di beccarci, sparando nel mucchio in qualche modo, che in realtà non è molto diverso da quello che succede online, almeno sui siti, dove spesso di nuovo c'è un formato, una comunicazione standard o comunque preconfezionata e poi si spera che qualcuno arrivi. Ma dal comunicare a qualcuno in realtà sta cambiando tutto nel turismo da tanto tempo, no? TripAdvisor è stato uno dei primi fenomeni che ha dato evidenza di questa cosa e si passa a comunicare con qualcuno, no? Quindi i social network, no? Questi sono belli esempi di della Svizzera, Love UK e cose di questo tipo, parlare con le persone, coinvolgerle, no? Ma può essere appunto TripAdvisor è assolutamente uno spazio di raccolta, i blog degli alberghi ce ne sono mille. In generale, strategie di partecipazione dal basso, questo è il vero trend che non è più un trend ma è consolidato nel mondo del turismo e questo ha cambiato radicalmente il modo di fare turismo. Ma perché vi dico questa cosa nel mondo del parallelismo? Perché io quello che vedo, se riesco ad andare avanti, è che in realtà la stessa cosa dovrebbe succedere anche nella gestione del mondo dell'ostilità, nel senso che purtroppo si vede troppo spesso un approccio all'ostilità che è del tipo comunicare a qualcuno. Io mi sono inventato, prendendo un po' di spunto, ricorderete il comune di Sucate, la campagna di Pisapia e della Moratti, non c'entra niente, è un comune inventato, ma ho
oggi si vedono approcci di questo tipo, visti gli incresciosi atteggiamenti osservati online, accertata la pericolosità di fenomeni di bullismo, preso atto della presenza del web sul nostro territorio che è arrivato, si promulga il piano di controllo di internet e si istituiscono delle fasce protette vietando ogni discussione dalle 8 alle 20 o qualunque cosa voglia dire questi approcci che vogliono governare, controllare, no, se ne parlava anche ieri, le leggi, non le leggi, parlare alle persone e dirgli cosa devono fare. Davvero pensiamo che a uno di quei troll che mette una pallina a tutti si possa andare a dirgli tu stai sbagliando, non va bene così? Non funziona tanto. Allora io quello che credo è che si dovrebbe parlare con le persone, no? Adottare dei modelli di approccio e in qualche modo di confronto. Allora, per chiudere rapidamente, certamente attenzione a tutte le persone che hanno bisogno, che hanno, sono al centro di attacchi, di che sia bullismo, cyberbullismo, quel che volete, c'è assolutamente bisogno di conforto, di stargli vicino, di trovare il modo di dare appunto, di sostenerli, ma allo stesso tempo i famosi bulli di cui parlava anche Mirko hanno bisogno di confronto e non di lezioni da impartire. E io volevo chiudere con Alberto Sordi, visto che siamo in termini di parlare, andate tutti a quel paese. Bravo, bravo, bravo Sergio, anche da questo intervento parecchi spunti interessanti. Apriamo subito un mini dibattito, quindi se qualcuno ha qualche domanda, vieni Giovanni che gestirà insomma questi 10 minuti di dibattito. Qualcuno? Prego, rompere il ghiaccio è sempre complicato. Troppo lui il ghiaccio. Vai, grande. Pensate. Non rompere il ghiaccio parlando della campagna dell'Inter, come tutti pensavate. No? Era un po' dopo, perché Hernanes è stato all'Inter dopo, nel 2012, quindi le costo del giocatore, purtroppo questo disturbo per il quale, come Nicormi, nel febbre 90, mi ricordo le cose secondo le partite. Le tracce del suo passaggio che non può ricordare. Giusto. 2012 mi dicono là in fondo. No, così una curiosità con la collega, come primo impatto, visto che siamo in un panel tra turismo e sport, la cosa curiosa insomma che la percentuale delle persone che su TripAdvisor lasciano un commento sono le persone che tendono a commentare positivamente, mi pare di capire, no? Oltre il 56% era il dato. Nello sport, lo dico da chi gestisce una community che è composta da una decina di migliaia di milioni di persone, la tendenza è di 7 commenti negativi e un commento positivo. Nello sport la tendenza è commentare sempre in maniera negativa quando si è arrabbiati. C'è un dato che cito sempre, che è molto curioso. Abbiamo fatto, da quando io lavoro all'Inter dal 2014 come digital manager, abbiamo fatto 2 volte su Twitter un trend topic mondiale. La prima volta è stata in occasione di una chat tra Javier Zanetti, che all'epoca ancora giocava, e Ryan Giggs, quando Ryan Giggs era il capitano storico del Manchester United. Avevano giocato uno contro l'altro, perché uno faceva l'ala sinistra, l'altro faceva il terzino destro, quindi erano tante partite uno contro l'altro. Quando lui aveva lasciato il calcio, Giggs, avevamo organizzato una chat con il collega dello United dove i due giocatori avevano parlato tra di loro. Abbiamo fatto trend topic mondiale, la ragione mia è chiara, perché Manchester United è un brand talmente globale che è facile ottenere interazioni attraverso quello che dicono loro. E l'altra volta invece era successo dopo una partita, forse perché era alle 12.30 la partita e prende il pomeriggio una fascia di orario un po' particolare, la partita finì, era Inter-Torino, finì 0-1 con gol di Moretti al 94esimo, una sconfitta veramente inaspettata. Abbiamo fatto un top mondiale, il secondo, di praticamente insulti, cioè la gente era talmente arrabbiata che avevano scritto qualsiasi cosa, insomma, avevano una fascia di insulti talmente impressionante da generare un topiche. Questo mi ha colpito perché è veramente un approccio differente. Grazie Roberto, anche perché quando abbiamo preparato questo panel ci rendevamo conto che mentre il turismo è lo spazio della diversione, del sogno, tende ad attirare la positività più che la rabbia, lo sport da questo punto di vista, muovendo passioni molto viscerali, può essere interpretato diversamente. Dall'altra parte, e anticipo un pezzetto anche delle cose che vediamo dopo,
l'istituzione squadra sportiva, per esempio, può essere una palestra, può essere uno spazio dove magari queste cose possono essere governate. Ci sta anche che, ovviamente, questo lo dico una maggior ragione, il TripAdvisor implica un'iscrizione, implica la compilazione di un testo, mentre un tweet è una cosa, insomma, più di pancia. Prego. Ok, una domanda, ma presentati. Emanuele Curti da Matera. Una domanda che si collega a quanto Sergio diceva alla fine, ma anche ai dati esposti precedentemente. Cosa manca? Nel senso che anche rispetto agli altri panel che oggi abbiamo a creare i ponti, non può essere responsabilità solo del cliente o della struttura creare un dizionario. Quando Sergio dice bisogna parlare con, c'è forse da lavorare nel settore del turismo, poi forse anche in quello dello sport. Io parlo da una prospettiva dove Matera insistiamo su questa cosa che i turisti li vogliamo chiamare cittadini temporanei, per riportare l'attenzione sulla comunità che vive i luoghi e quindi di coinvolgere in un senso di con, no? Con quello che diceva Sergio. Il linguaggio del web, qual è lo strumento che manca? Perché non può essere data soltanto ai siti o alle strutture o ai clienti. Evidentemente c'è una cultura del pubblico che deve lavorare in termini di comuni, di regioni, di istituzioni che devono capire come fare da tramite nella costruzione del con, diciamo così. No, non so, ovviamente è un tema amplissimo, tra tutte le tesi che abbiamo anche discusso ieri, a me quella che piace di più è quella dell'ascolto. Quello che manca spessissimo è proprio l'ascolto, perché il primo passo del confronto è l'ascolto, cosa che spesso non si fa. Faccio l'esempio delle recensioni TripAdvisor. Quello che spesso gli operatori non capiscono è che la risposta alla recensione non è una risposta a chi ti ha messo la recensione negativa, quello è andato ormai, è un qualcosa che scrivi a tutti gli altri, e allora lascia perdere la tua ostilità nei suoi confronti, lascia perdere la tua anche fastidio che ti ha dato qualcuno che magari ti ha dato un giudizio che non reputi. Tu quello che devi fare è ribaltare in positivo, magari anche ammettere delle responsabilità che certe volte ci sono, ma parlare a tutti quelli che dopo di lui leggeranno quella recensione negativa e troveranno un operatore in grado di magari ammettere l'errore o spiegare o cose di questo tipo, che passa dall'ascolto. Infatti noi abbiamo fatto delle ricerche per cui i proprietari che rispondono hanno molte più visite sulla loro pagina e anche molte più prenotazioni, perché dimostrano un'attenzione al cliente sia nel caso di recensioni negative dove spiegano la loro versione dei fatti, ma anche in caso di recensioni positive dove ringraziano e fanno appunto vedere un'attenzione, un coinvolgimento per la clientela, per cui poi la gente tende a scegliere quella struttura piuttosto che altre. Quindi verissimo. Collegandomi a questo che diceva Valentina, c'è uno studio che fa vedere come le pagine presidiate sono mediamente, quindi gli albergatori, i ristoratori che rispondono, hanno mediamente un sentiment più alto. È come se, innescando una dinamica di conversazione paritetica con chi lascia la recensione, gli altri sono un po' disincentivati a lasciare recensioni molto più negative, perché è il canale presidiato, la persona lo legge, risponde, e quindi io ho meno voglia di sfogarmi su un canale del genere. Vi dico anche un'altra cosa, collegandomi a quello che diceva sullo sport. Il 56%, diceva Valentina, sono le persone che lasciano recensioni positive. Il sentiment sui canali in Italia e in Europa è l'82% positivo, quindi si è molto più incentivati ad essere buoni, a raccontare le esperienze positive rispetto a quelle negative. 82% positivo. Sì, riagganciandomi alla domanda di prima, cosa manca, e riagganciandomi anche a Sergio, una considerazione in più potrebbe essere ripresa dal punto 1 ieri del manifesto, virtuale e reale. Allora, noi abbiamo delle istituzioni, comuni, province e regioni, che magari normano queste cose o provano a normarle. E forse quello che ancora ci manca, ma Zuckerberg l'altro ieri ha scritto una nota dove lancia le sue presidenziali per il 2020 e dice che vuol far crescere l'informazione delle persone, il credito alle istituzioni, eccetera, quello che ci manca probabilmente è a noi offline capire che ci sono istituzioni online che potrebbero magari supportarci in questo senso. Allora la Danimarca che mette il primo ambasciatore
presso la Silicon Valley, e ai Zuckerberg del mondo anche capire la responsabilità sociale che hanno, quindi la progettazione delle interfacce, delle affordance, degli spazi, tenere conto dell'esigenza di creare rapporti, se non empatici, almeno urbani tra le persone. La responsabilità delle piattaforme poi è sempre uno dei punti più dolenti, anche ieri la Boldrini faceva queste osservazioni, sono felice che abbia un po' cambiato idea, si può dire, rispetto alla normare la rete, era un'idea sua di fare una legge, invece ieri proprio ha negato questo aspetto. Sì, il presidente Boldrini ieri diceva anche che ha detto che è un'imprecisione, nel senso che Facebook non ha una relazione, non esiste una, diciamo, una relazione diretta con Facebook in Italia, in realtà non è vero, nel senso a Milano, in piazza Missori, esiste l'ufficio di Facebook, certo. Vai dentro e parli con delle persone, io lo faccio per lavoro. E io credo che lei si riferisse al fatto che non c'è un referente editoriale. Questo è un difetto della politica, di ritenere che i contenuti sono necessariamente derivanti dai referenti editoriali, mentre se, come dice Zuckerberg, every company is a media company, media company per Zuckerberg è una azienda dove la parte sales, cioè chi vende gli spazi pubblicitari, è il referente con cui parlare in queste situazioni, perché l'algoritmo lì va a lavorare. Questo è una cosa molto importante che secondo me la politica un po' sta sfuggendo. Tutto il tema delle fake news nasce proprio da questo, nasce dal fatto che l'algoritmo sta premiando qualcosa che viene eccessivamente cliccato a dispetto da un contenuto scadente, perché le fake news sono un contenuto scadente, però viene molto cliccato, è un tema molto diverso. Un tema culturale sia per quanto riguarda le parole ostili, che anche culturale per le istituzioni che non comprendono quanto sia complicato questo nuovo mondo. Non esiste una norma, cioè si fa la legge, come giustamente accennava il comune di Sucate, promulghiamo una legge per risolvere un problema, non si può risolvere, si deve gestire con le piattaforme. Tra un po', insomma, ne discutiamo anche sulla base delle sollecitazioni che abbiamo avuto. Adesso ripartiamo, mi sa, dallo sport proprio con te, così ci racconti un po' l'esperienza. Non sono bravo come loro, non ho preparato tantissime slide, giusto un slide ostili? Slide ostili, no, sono, in realtà noi abbiamo molto a che fare con, come dire, comunicazione ostile, lavorando nel calcio, come potete facilmente immaginare, insomma, come diceva prima lui, giustamente il calcio è un tema di pancia, un po' come la politica, e credo che il calcio in Italia, per diverse ragioni, è poco che si stia strutturando per avere una realtà, per avere un approccio digitale corretto. Quando io parlo di approccio digitale corretto intendo sempre identità digitale. In Italia ovviamente chi l'ha fatto prima di tutti è stato il Milan, poi pian pianino sono arrivati gli altri, adesso forse la Juventus lo fa meglio degli altri, la Roma lo sta facendo, anche noi lo stiamo facendo. Io di fatto lavoro a questo progetto dall'estate del 2014, quindi non mi prendo in carico la pubblicità di Hernanes, che era un po' prima. Al netto del fatto che diceva una cosa molto giusta, è vero che lo stesso contenuto proposto a due cluster, a due insiemi di persone differenti, ha un effetto diverso. Quello che voglio portare oggi però è un'esperienza quasi personale. Ovviamente lavorando nel calcio, lavorando all'interno dell'azienda, sono entrato un punto di riferimento dal punto di vista del digital. Lo faccio anche con il settore giovanile, con i ragazzi più giovani. Mi sono un po' preso in carico questa cosa perché molto spesso non sono diversi dagli altri, hanno 12-13 anni, dai 12 anzi ai 19 anni, però sono ragazzi che vivono spesso in ritiro, stanno in magari hanno contatti diversi, no, rispetto ai coetanei, e mi capita spesso di intervenire sulle cose che mettono su Instagram. Noi abbiamo un dei ragazzi che lavora nel mio team, che li segue tutti, facciamo questo lavoro maniacale, un po' da stalker, seguiamo tutti i ragazzi del settore giovanile dell'Inter, così almeno quando qualcuno mette qualcosa di sbagliato, io dico sbagliato con eufemismo, magari insomma non proprio adatto, chiamiamo il referente del settore giovanile che lo riprende. A volte lui dice a me: guarda Roberto, parlaci direttamente tu, e mi capita di parlarci. Sì. E ho fatto questo lavoro e credo che stia dando anche dei buoni risultati. Non mi illudo, come lo dico sempre quando parlo con i genitori, non solo loro, ma anche quando vado nelle scuole, non mi illudo di avere poi veramente un
un effetto sulla loro educazione, un effetto adesso. Perché? Perché molto spesso i ragazzi fanno questo, escono da un social network e entrano in un altro, un social network che tu non conosci, dove tu non ci sei, ti lasciano la vetrina, come fanno con i genitori su Facebook, lasciano la vetrina per poter comunicare normalità. Il lavoro che stiamo facendo è cercare di dargli gli strumenti per impedire nella costruzione di una loro identità digitale, quella che tutti noi abbiamo, e che rimane negli anni, che viene continuamente rovistata, no? Quando succede qualsiasi cosa che ci mette come dire, all'attenzione pubblica, c'è chi è più famoso, chi è meno famoso, però chi è famoso deve stare molto attento a questo. Se fai il calciatore, sei 13 anni e pensi di esordire in Serie A, devi sapere che se fai come ha fatto Donnarumma, che su Facebook quando aveva 12 anni era scritto che Conte all'epoca allenatore dell'Arezzo si vendeva le partite, l'ha fatto con l'approccio di un bambino che magari tifava al Milan e gli stava antipatico Conte perché chi, un bambino, insomma, ha detto una cosa stupida. Però succede che passano X anni, tu diventi il portiere del Milan, tu arrivi a un certo punto e puoi andare agli europei e magari essere il primo portiere giovane, cioè così giovane, che gioca un europeo, e non ci vai perché poi l'allenatore è veramente Conte. E insomma, poi diventa anche un po' imbarazzante dirsi, poi tra l'altro Conte che è un grandissimo, secondo me è il più bravo allenatore del mondo, però magari non è proprio, dire, un po' permaloso, si può dire, non è che è proprio uno che se le fa dire le cose, magari non l'aveva proprio presa benissimo quando ha letto quei commenti lì. Ovviamente è difficile poi fare la valutazione che sta parlando di un ragazzino di 12 anni, no? E stanno semplicemente rovistando un account. Come lui, io ne conosco almeno 5 dei nuovi, gli enfant prodigi, no? Del calcio italiano, che nel passato, rovistando, se voi cercate, hanno scritto cose che proprio sono, tipo uno che adesso, che non farò il nome, ha comprato la Juventus da poco, che è un grande cuore nell'azzurro e che qualche anno fa twittava tipo, insomma, parole ostili, parecchio ostili nei confronti della Juventus. Non se n'è ancora accorto nessuno, fortunatamente, speriamo che non succeda, però basta guardare un po' nel passato e si trova. Io lo dico ai ragazzi, e lo dico ai ragazzi perché cerco di far sì che quando arrivino, passano questi anni, arrivino poi in un contesto diciamo da professionisti, abbiano un'identità digitale adeguata rispetto a quello che deve avere una persona che ha un profilo pubblico. Cosa succede? Dicevo prima, ci sono dei social network, sono delle finestre, come può essere Facebook, a volte Twitter, e poi i ragazzi, diciamo, scandagliano il web e trovano la loro dimensione dove meglio credono. L'anno scorso, e qui arriviamo alla slide che avevo preparato, schiaccio qui, sì. Vado, così funziona? Sì. Tac. No, devi, sì. Okay. Così? Cioè, puoi mandare? Puoi mandare avanti la slide? Ok. Non c'è ancora, è scappata. È scappata la slide. Cioè, una ne avevi preparato. Io vado avanti a parlare, che sennò perdiamo questi 8 minuti. L'anno scorso è stato l'anno di Snapchat. Snapchat è giusto due note, per chi non avesse letto l'ottimo pezzo di Martina Pennisi su Corriere della Sera di qualche tempo fa, è un social network che è nato negli Stati Uniti perché Evan Spiegel, che di fatto è il suo creatore, era uno studente universitario molto, molto bravo e si è immaginato un social network dove la community non fosse realmente una community. E tutti dicevano che evidentemente, insomma, nel mondo di Facebook questa cosa non funzionasse. Per quanto, insomma, ci ha detto la storia, ieri Facebook ha lanciato le storie su Facebook, quindi talmente non funzionava che ha prima provato a comprarlo dal signor Spiegel offrendogli 15 miliardi di dollari. Il signor Spiegel evidentemente pensa che il suo prodotto valga molto di più, quindi ha detto non, neanche per 15 miliardi di dollari, stiamo parlando di un ragazzo che credo abbia 26 anni, 27 anni, quindi non è una cifra, un'età così. E prima ha provato a comprarselo e quando non c'è riuscito l'ha copiato. Palesemente. Instagram ha importato le storie. Che cosa sono queste storie? Sono dei video, delle foto che si seguono, semplicemente. I video e le foto che si seguono hanno avuto una presa fortissima su un pubblico che, per esempio, a noi come club interessava molto, che era la fascia 12-20 anni. Perché la fascia 12-20 anni sta uscendo dai social network. Voi direte, non è vero. Invece no, è vero, i social network per loro sono noiosi. Perché hanno la digitalizzazione, il fatto che loro siano nativi, li ha
gli ha dato la possibilità di avere una velocità nell'apprendimento delle cose, che quando sono così giovani molto spesso Instagram, ieri parlavamo di pensiero lento, pensiero veloce, ecco, per loro è troppo un pensiero lento quello, hanno bisogno di velocità. Snapchat comunica quello, comunica video e foto che raccontano una storia, puro storytelling, ma soprattutto per loro ha una qualità infinita, non ha interazioni. Snapchat non ha like, nessuno ti dice se sei bello, se sei bravo, di quello che raccontavano ieri, insomma, delle situazioni che sono successe in Italia purtroppo in questi anni con il cyberbullismo, io mi sento di confermare tutto per quello che è stata la mia piccola esperienza parlando nelle scuole. È un grande problema tra i ragazzi, il problema del like, quello che noi avevamo quando, insomma, io sono un immigrato digitale, quindi arrivo da una generazione dove internet non esisteva, noi avevamo il commento dell'amico, loro hanno i like pubblici. Quella ragazza di Novara, di cui che è stata citata ieri dalla Boldrini, che si è suicidata, che aveva subito delle molestie, per chi non conoscesse la storia, e queste molestie erano state messe online, e questo, diciamo, questo video, questo contenuto, anticontenuto chiamiamolo, aveva ricevuto 2600 like, ed era ovviamente stata una cosa insopportabile per lei, il fatto che venisse, sia stata vessata e che ci fosse del like. Il problema è che molti di loro usano, cioè mettono il like come se fosse una cosa normale, cioè è una cosa normale, però non gli danno il reale peso a questa cosa. Cosa è successo? È successo che, mi frate, la slide non è mai apparsa, no? No, non c'è, molto non c'è. Bene, io l'avevo mandata però. Vabbè. E la slide, vabbè, c'erano dei dati interessanti. In Francia l'83% dei ragazzi dai 12-20 anni usano Snapchat, l'83% dei ragazzi. È un mezzo diffusissimo tra i giovani ed è diffuso per questo, proprio per la necessità di raccontare qualcosa e quindi di esporsi e molto spesso sovraesporsi, però con due caratteristiche. La prima caratteristica, che non ha interazione come vi dicevo, la seconda caratteristica è che non va a influire in quella che dicevamo prima, che è l'identità digitale. Cioè su Snapchat le cose scompaiono come sulle storie, scomparendo non lasciano traccia. Siccome non lasciano traccia, i ragazzi si sentono al sicuro da quel mondo che non riescono a gestire, cioè dalla possibilità. Ma non è un po' triste, insomma, che si comunichi in maniera unidirezionale senza interazione? Cioè è un po' privarsi di quell'aspetto proprio sociale. Ma infatti io ti dico, non sto dando un giudizio. Anticipo di domanda. Posso dire, secondo me noi abbiamo avuto, appunto, essendo di un'età differente, abbiamo avuto un approccio ai social network tardivo e lo viviamo con meno angoscia. Io posso immaginare quello che è il tipo, l'impatto emotivo che possa avere per un ragazzo di 14-15 anni. Ieri sera al telefono con mio figlio, vi faccio un esempio pratico e familiare, mio figlio ha 7 anni, quindi non è neanche un preadolescente, mi diceva che era andato a calcio e che lui fa il portiere, anche abbastanza bravino, mi diceva che stava uscendo dal campo e ha sentito un bambino di dietro che ha detto a un altro bambino che lui era scarso. Mi ha chiamato per dirmi, papà, ma sai che ho sentito uno che ha detto che sono scarso? A me ha colpito molto, perché è lo stesso principio, cioè lui non sa neanche chi l'ha detto, sa che è un bambino perché la voce era da bambino, però qualcuno ha detto che lui era scarso. Però immaginai se tu avessi l'opportunità continua di vedere fatte delle valutazioni su quello che sono, cioè tu vai a giocare a calcio, metti la foto della tua parata e in 50 ti scrivono sotto che sei scarso. Quella cosa lì evidentemente ha una forza molto impattante per un ragazzo giovane. Certo. Io vi ho citato tra l'altro Snapchat, ci sono la cosa che dico sempre, questo, cioè, quando mi capita di parlare con i genitori, che una delle scelte che viene fatta da parte di alcuni di loro è quella di uscire dai social network. Dico, no, ma questo è un mondo, cioè io non mi trovo bene, sono a disagio. In realtà è un errore, perché bisogna stare sui social network, anche se li si usa poco, anche se li si usa solo come vetrina, perché quello che i nostri figli stanno facendo, quello che stanno facendo le nuove generazioni è aumentare il numero di social network, trovare una loro dimensione, e ce ne sono alcuni che sono incredibili, alcuni di questi canali, per esempio, che ognuno ha il suo codice, no? Per esempio esiste Ask FM, è un altro social network molto usato tra i 12-20 anni. Ieri si parlava di giovani, ho visto la fascia di età 20-34, io dico sempre i giovani sono 12-20, 20-34 siamo già, cioè, a livello digitale siamo già passatelli, insomma io l'ho passato da poco, 12-24, direi che è decisamente, su Ask. Uno mette un contenuto su Ask e gli altri hanno la possibilità di commentarlo senza dichiarare la propria identità.
anche qui molto, molto, molto forte, psicologicamente molto impattante, perché chiaramente meno tu hai un'identità, più funziona, perché Twitter è più pieno di troll rispetto agli altri social network, perché la gente usa identità finte, e quindi più le identità sono finte e più le persone si sentono in grado di dire quello che pensano, molto spesso in maniera aggressiva, volgare e quant'altro, sotto l'effetto del mirror effect, lo schermo in cui tu non ti vedi, scrivi e ti viene in mente qualsiasi cosa. Arrivo alla fine, prima di salutarvi, al mio lavoro. È capitato non solo nel mio team, ma anche in altri team di squadre di calcio, fortunatamente ci si parla, siamo diventati quasi buoni amici, si riesce anche a fare delle collaborazioni, perché il processo di costruzione di una identità digitale serve, come dicevo prima, non solo alle persone ma anche alle aziende, e più crescono le aziende più c'è bisogno di questo lavoro, quindi collaborare con i colleghi è ottimo. È successo, dicevo, che purtroppo, come diceva il presidente Boldrini qui secondo me in maniera molto precisa, alcune ragazze che lavorano per i nostri team diversi sono state prese di mira da questi troll. Una collega ieri sera mi scriveva, perché sapeva che ero qui, mi diceva proprio Roby, la cosa sta peggiorando tanto. Capita molto spesso che qualsiasi post che venga fatto ci sono questi haters che vanno sotto e iniziano a indirizzare l'attenzione delle persone nell'account personale di chi ha fatto il post. È una cosa che succede, è una cosa abbastanza fresca come sistema, cioè il sistema è: esiste un'azienda, ha un community manager, il community manager ovviamente non ha un nome, tu posti. Abbiamo un esempio qua, Valentina è stata oggetto di questa dinamica, proprio per essere responsabile del referente, insomma, dell'azienda di TripAdvisor, è stata fotografata in un ristorante ed è stata insultata via Facebook, quindi insomma... Non lo sapevo, Valentina. Sì, sì, succede, però insomma, non è da paese civile, insomma. Il caso famoso della country manager di Uber, Benedetta Rese Lucini, che gli avevano attaccato lo striscione con l'indirizzo di casa ai tassisti a Milano, incitando pesantemente. Io l'esempio che volevo portare, non solo della collega che viene costantemente bersagliata, insomma ormai chiunque che segue l'account di quella squadra sa chi è la persona costantemente, ovviamente lei non ha più una vita digitale, nel senso che non mette più niente lei per evitare di essere... È successo anche a una ragazza di quelle del mio team, e il problema è che siamo arrivati a un punto nel quale un paio hanno iniziato a scrivere cose tipo ti vengo a prendere lavoro, ti ammazzo, queste cose qua. Ovviamente li ho bannati dalla community, uno di questi mi ha cercato personalmente, ovviamente io ho risposto guarda, devi ringraziare che si tratti di un ban e non della polizia postale, e poi ho ovviamente detto a chi lavora per me, domani vai dalla polizia e fai un esposto, perché questa cosa non è tollerabile, a parte che la nostra azienda ovviamente ha una sede pubblica, quindi insomma chiunque sa dove siamo, e ricevere minacce online, e questo purtroppo succede molto spesso, succede per delle motivazioni stupidissime come il calcio, per quanto sia affascinante e quindi per parlare di calcio invece in maniera brillante, possono far altro che dare la linea a uno. Anzi, ringrazio perché ad esempio avermi invitato, come gli ho detto a Paolo ieri che si è messo a ridere, e ho detto solo per fare sedermi vicino a lui considero come la mia carriera che abbia avuto un senso. Grazie. Io mi siedo, eh? Sì, sì, prego. No, non è che vi sto minacciando di un intervento lunghissimo. Innanzitutto chiedo scusa, ma è stata una settimana un po' faticosa, quindi mi sono scritto l'intervento, un povero leggo, ma non ho avuto il tempo di imparare a declamarlo decentemente. E mi ricollego a quello che diceva mio amico Rob, perché io mi presento a questo nostro incontro con la sensazione di essere un veterano di guerra, perché ho sentito delle situazioni sicuramente perfettibili sulle quali dovremmo lavorare, il turismo e così. Sì, però io vengo dall'inferno e terminato questo nostro piacevole incontro ci tornerò. Ecco, e quindi l'esperienza che vi devo raccontare, una testimonianza,
perché la ritengo importante? Perché secondo me la deriva che ha preso la comunicazione social e per la quale alla fine abbiamo deciso che ci dobbiamo trovare e dobbiamo parlarne per bloccarla, ha avuto proprio nel calcio uno dei punti di partenza. Ed era, è perfettamente logico che succeda questo, perché investendo la sfera delle passioni, ecco, naturalmente nel calcio la faziosità, che è quello che tante volte ci dà più fastidio nella comunicazione, la faziosità è un elemento fondante della passione per il calcio, perché segnala un'appartenenza. E quindi tu dici una sciocchezza, ma siccome tu la dici a favore della mia squadra, hai ragione tu contro quello che magari sostiene una tesi più giusta, più sensata, ma che va a favore della squadra opposta, e quindi lui ha torto. E quindi non occorre una laurea in sociologia per capire che il successo del calcio, la sua straordinaria popolarità, deriva dalle più possibilità di interpretazione dello stesso fatto, più possibilità di interpretazione che ovviamente collidono fra loro e che creano le interminabili discussioni che noi chiamiamo sempre, l'altro giorno il Mariso ha scritto un bel pezzo sul Corriere parlando della questione generale in politica, il bar sport. Sono le discussioni da bar sport nelle quali non è possibile che alla fine uno abbia ragione e uno abbia torto, perché vengono iniziate queste discussioni, poi proseguono e proseguono così ad libitum, non c'è possibilità di chiudere con un ok, avevi ragione tu. Questo non succede mai nel calcio ed è probabilmente, come si diceva, uno degli aspetti che ne hanno decretato il successo. Il bar sport poi dà un'idea di un contesto estremamente popolare, ma ciascuno di voi sa che in un posto di lavoro, in un'aula universitaria, in una cena fra amici, in contesti che magari non sono popolari, magari dovrebbero essere anche piuttosto elevati, ecco, immediatamente il calcio è la livella. Totò diceva che era la morte la livella, io vi dico che il calcio la precede, ecco, la precede, perché io ho assistito, questo me lo sono segnato, ma questo ve lo posso raccontare anche senza guardare i fogli. Ho assistito anni fa, chi di voi viene da Milano o ha passato dei periodi conoscerà sicuramente quell'antro delle meraviglie che è la Salumeria PEC, uno dei posti veramente, insomma, insopportabile, credo sia un socio fondatore, ecco, con la sua passione per la cucina. Ecco, io ricordo di aver assistito a un dialogo stupendo, ormai molti anni fa, perché uno dei protagonisti non c'è più, ma lo conosceva bene Rob, l'avvocato Prisco, uno degli avvocati principali del Foro di Milano, quindi stiamo parlando di una persona di un livello da quello culturale a quello economico a quello professionale enorme in ciascuno di questi, vicepresidente dell'Inter e notissimo vicepresidente tifoso, quindi fazioso, tremendo, ma sempre ironico, sempre un piacere per l'intelligenza delle persone che lo stavano ad ascoltare, quello che diceva, e il commesso della Salumeria, che era milanista perduto. I due si conoscevano, Prisco era un cliente abituale di PEC, i due si conoscevano e ho assistito rapito agli insulti, alle accuse che i due si scambiavano, parlando allo stesso livello, praticamente mentre quello gli stava incartando il prosciutto, il caviale o le altre cose all'avvocato, era un continuo darsi del ladri, del malfattori, in qualsiasi altra situazione, L'avvocato se ne sarebbe andato, avrebbe denunciato la cosa e dall'altra parte la direzione di PEC avrebbe preso per un orecchio il commesso e ha detto: ma come ti permetti di trattare così uno dei nostri clienti più facoltosi, più frequenti e più famosi? Invece i due, poi concluso questi 5 minuti di improperi, se ne sono andati, non si sono abbracciati perché erano uno da una parte e uno dall'altra del bancone, però se ne sono andati amici come prima o nemici come prima. E mi sono ricordato di una battuta famosissima dell'avvocato Prisco, che era: quando stringo la mano a un milanista me la lavo, quando la stringo a uno juventino conto poi le dita, ecco, che era una frase meravigliosa che faceva ridere per primi Berlusconi e l'avvocato Agnelli, cioè crepavano dal ridere di questa battuta bellissima. Provate a immaginare adesso questa battuta calata su Twitter
a che cosa porterebbe, alla terza guerra mondiale, alla guerra termonucleare globale praticamente, una battuta del genere. Ai tempi dell'avvocato Prisco era fantastica. E io ho iniziato a frequentare Twitter, il social network dove sono presente soltanto Twitter. L'ho iniziato a frequentare 5 anni fa e il clima, vi devo dire, 5 anni fa si avvicinava abbastanza a questo che vi ho descritto con la battuta fulminante dell'avvocato, perché il clima era questo. Ora, essendo uno che ha viaggiato molto, conosco quella figura orrenda di quello che vi dice quando voi arrivate in un posto nuovo: ah, che bello, poi in un ristorante, questa specialità del luogo è fantastica, così via. Arriva sempre dopo 5 minuti quello che vi dice: ti piace? Avresti dovuto vedere com'era 20 anni fa. Ecco, c'è questo nostalgico che io odio questa figura di rompiscatole così, ma mi rendo conto di auto odiarmi, perché in questo momento vi sto dicendo la stessa cosa. Cioè, cos'era? 5 anni fa c'era tutta campagna qui su Twitter, praticamente, ecco. Esatto, adesso la situazione è drasticamente cambiata. E quindi io mi ricordo proprio i primi giorni, vedo questo occhio blu, questa cosa insopportabile, bello, vedo che lo seguono in tanti, andiamo a vedere cosa c'è da dire. E insomma, la saggezza, la leggerezza con la quale Gianluigi, che ho imparato l'altro giorno che si chiama Gianluigi, perché per me è insopportabile, la leggerezza con la quale trattava anche dei temi importanti, e così, era, come vi ho detto ieri, ispiratrice. Oppure le battute di Luca Bottura, che io sono pazzo per, anche quando prende per il culo me, ma è un onore, un orgoglio, mi piace tantissimo. Oppure il link, soprattutto all'epoca giornali stranieri, che magari non avevi l'opportunità di vederli ogni giorno, quanto ti arricchivano e quanto era un mondo meraviglioso quello di Twitter. Ecco, era troppo bello per essere vero. E in questi 5 anni c'è stata un'invasione di Twitter da parte degli ultra. E per ultra non intendo soltanto gli scalmanati della curva, perché ci sono dei personaggi assolutamente insospettabili che, quando abbandonano il loro contesto professionale per venire a parlare di calcio, anche in curva tra l'altro, così sì, molto spesso sono insospettabili, cioè non li riconosceresti. Io non faccio nomi, ma penso anche a tanti colleghi bravissimi, ai quali mi abbevero quotidianamente leggendo i loro articoli di politica, di economia, di cultura, così, che quando arrivano sul calcio dico: ah, come si dice, a Trieste si diceva Fortic, non so come si dice, praticamente qui è zona franca, qui posso dire tutte le cose anche terribili che voglio utilizzare. Ecco, nessuno pretende una discussione oxfordiana. Mi rendo perfettamente conto che qui stiamo parlando dell'argomento più popolare che investe ogni tipo di fascia culturale, e quindi non pensate che io sia la mammoletta che è, oddio, ha detto la parolaccia, io non la uso così per linea mia personale, però la accetto tranquillamente, se non è la parolaccia non l'insulto, naturalmente. E io blocco chi mi insulta, per il resto lascio fare, non c'è problema. Però nel tempo ho dovuto ridurre quasi a zero la partecipazione a dibattiti, soprattutto quelli disperanti se era rigore o non era rigore. I dibattiti nel calcio sono impossibili, perché? Perché essendo gli arbitri diversi, avendo una vista diversa, avendo delle opportunità di visione diversa, allora ciascuno può sempre, quando tu gli dici: no, guarda, secondo me non è rigore, questo ti porta la settimana precedente, il mese precedente, 10 anni prima, una situazione simile invece era stata sanzionata. E quindi è evidente che c'è un complotto. Non so chi di voi sia tifoso, dopo 30 e più anni in questo ambiente, io vi posso dire che il tifoso sostanzialmente vuole poter piangere. Io credo che alla fine non ci sia nulla che inconsciamente disturbi di più il tifoso della vittoria della sua squadra, perché se la sua squadra vince, magari vince, ce ne sono tanti, Rob li conosce, ce ne sono tanti che hanno vinto 3-0 alla finale della Coppa dei Campioni, però c'era un rigore che non è stato dato, e si incaporiscono a parlare di quelle, hanno vinto 3-0, tutte le persone normali sono in strada a festeggiare, a suonare i clacson, così, e questi sono: ma c'era un rigore!
e non c'è neanche un rigore, potevamo vincere 4-0, abbiamo avuto solo 3-0. Ce ne sono anche di questi, però questi sarebbe da intervenire la Croce Verde e portarli via. E stop, io non partecipo più a queste discussioni perché appunto non possono avere fine, e mi sono dato questa regola: se una cosa non può avere fine non ha senso darle nemmeno un inizio. Ecco, però questo nel calcio è una cosa abituale. Però tutto questo alla fine vi sto portando soltanto, cioè, sono un giornalista discretamente conosciuto, ho un sacco di onori per queste cose, un sacco di privilegi, devo anche accettare la parte, non posso prendere soltanto sempre il cuore dell'anguria, devo anche accettare i semini e la parte meno buona. Ecco, però la cosa che invece volevo mi premeva comunicarvi all'interno di questo discorso è un'altra, che parte da questa, ma si trascina, cioè è partita dal calcio, ma appunto si è trascinato un altro problema, ed è un problema che sta, secondo me, mandando in malora tutto. Lo ripeto perché c'è stato un sta mandando in malora tutto, no? Perché questo è l'aspetto fondamentale, non il calcio, ma sta mandando in malora la politica, sta mandando in malora l'idea di una convivenza civile possibile fra di noi nel rispetto, nella discussione delle nostre varie idee. E parlo della sfiducia generalizzata in tutto ciò che arriva da quelle che in senso lato potremmo chiamare istituzioni. Anzi, la cosa è peggiorata, perché una volta c'era, la potevamo chiamare sfiducia, che è un'azione passiva. Adesso è l'assoluta e immarcescibile convinzione, che quindi è un'azione attiva, che chiunque abbia un titolo ufficiale per parlare di una cosa lo faccia perseguendo un interesse personale o di casta, parola che aveva assolutamente il suo senso quando Gian Antonio Stella ha scritto il libro, ma che ormai secondo me ha travalicato completamente quello che era il suo giusto concetto originario. Ecco, la casta, ciascuno di noi ha un interesse personale per ottenere un vantaggio in maniera proditoria. Ecco, i media in questo senso sono l'esempio perfetto di questa situazione, perché non c'è una presa di posizione che venga presa da qualcuno, cioè i media devono anche dire secondo me è giusto questo ed è sbagliato quest'altro, e non c'è una presa di posizione che non venga bollata come interessata, venduta, corrotta, imposta dall'alto. E non è la forma a spaventarmi, ma la sostanza di questo discorso. E mi è capitato di reagire, io sono trattato, devo dire, anche molto bene, tutto sommato, su Twitter, sono, rispetto a tanti altri miei colleghi che sono massacrati. Io credo che mi è capitato di reagire, però naturalmente quando al dibattiti che tu stimoli cominciano a partecipare tante persone, ed è fatale naturalmente quando il numero di follower si gonfia, allora diventa come svuotare il mare con un bicchiere, perché tu rispondi a uno cercando di convincerlo con degli argomenti solidi della tua posizione, e automaticamente magari riesci anche a convincere quell'uno, ma nel frattempo ne sono usciti 10 a sostenere sempre quella tesi e che cominciano a trollarti. Ecco, e quindi io trovo la cosa che mi fa andare il sangue in testa è il disfattismo: hai detto questa cosa perché magari tu saresti anche onesto, ma a Sky ti hanno detto di dirla. Ecco, questo mi fa andare il sangue in testa, perché questo per me è un insulto. È un insulto sia sentirmi dare del venduto, sia sentirmi dare del debole che, dopo tutti questi anni di professione, non ha il carattere e la capacità di avere una posizione personale, individuale, ma si deve far imbeccare o accetta di farsi imbeccare dall'azienda. Inciso, chi mi vuole credere mi creda, che gli altri facciano tranquillamente, adesso magari ho assunto una certa visibilità e quindi per un datore di lavoro mi prende per questa visibilità e non ci pensa nemmeno a dirmi devi dire questo, devi dire quest'altro. Però non è stato sempre così. Io
vi garantisco che in Gazzetta, con tanti anni di direzione di Candido Cannavò, forse è successo una volta per una questione di fantacalcio, che un grande classico, ragazzi, che il capo redattore mi chiese di alzare un voto ad Aldair perché se l'aveva lui, Roma. Ecco, questa forse è temo anche di aver accettato questa, ma all'epoca la mia posizione era molto io lo faccio sempre quando esco dalla stampa, becco chi fa la pagina della Gazzetta, ragazzi, alzate i voti, che a questo qua così. Ecco, quindi uno si immagina che i giornalisti di, se succede su un giornale sportivo mi posso immaginare come accade in un giornale politico, uno immagina da fuori questa sfiducia generalizzata, no? Uno immagina che da fuori all'interno di un giornale ci sia la Spectre sotto forma del direttore, i vice direttori e così via, che convocano i giovani cronisti. Dice, tu devi scrivere questo, tu devi scrivere quest'altro, tu non devi scrivere. Ecco, cioè, che succeda questa cosa qui. Vi garantisco dalla mia esperienza personale che non è così. Non è così, ma c'è un sacco di gente che lo pensa. E siccome è diventata veramente tanta questa gente, io ho una proposta che molto rapidamente vi racconto. Cioè, anche se molti giornali non hanno nemmeno ancora la figura, stanno allegramente crepando senza nemmeno la figura del social media manager, perché non ne hanno capito il senso, non ne hanno capito l'importanza, ecco, anche se sta succedendo questo, io trovo invece che si debba andare nella direzione opposta anche molto rapidamente. Io penso che ogni media dovrebbe dotare, soprattutto quelli che avendo un forte impatto hanno anche un forte numero di critici, ecco, ogni media dovrebbe dotarsi di una struttura interna, perché ripeto, io non posso reagire a tutti quelli che mi dicono una cosa e soprattutto non posso reagire a tutti quelli che io sono a casa, che sto facendo tutt'altro, apro Twitter, che cosa pensi? Caressa ha appena detto questo, parla con Caressa, però Caressa non ha una presenza digitale e quindi secondo me le grandi Sky comincia a esserci una cosa del genere, ma io penso a delle cose molto più grandi, delle strutture, oltretutto avrebbero lavoro anche in un periodo in cui i giovani giornalisti fanno una grandissima fatica a entrare nei media, ecco, cominciare a confutare, a rispondere, a replicare, sempre ovviamente con lo stile necessario, ma le panzane che vengono sostenute non bisogna più stare zitti e accettarle, poverino, un troll, lasciamolo perdere, ma bisogna intervenire, rispondere, replicare, e proprio per convincere magari non tanto quello, ma i 10 che stanno per entrare trovano dall'altra parte una struttura di reazione, che è una struttura che chi di voi è giornalista o conosce un po' la vita dei giornali sa, la mattina c'è una riunione per decidere il giornale da fare, il giornale, il notiziario televisivo, alla sera c'è la riunione per la prima pagina per decidere cose che vengono messe. Ecco, un membro di questa struttura o tutti i membri di questa struttura dovrebbero partecipare a queste riunioni per conoscere, per sapere bene il punto di vista del giornale su una cosa ed essere in grado di intervenire e di ribattere e di colpire lì dove l'ignoranza e il trollismo vuole invece diffondere delle imprecisioni, inesattezze, arrivando fino agli insulti. Ecco, insomma, io la vedo in questo modo perché le scelte vanno spiegate, non vanno una volta pubblicate sul giornale, dette in televisione, mollate lì come un messaggio nella bottiglia con tutti i troll che si divertono dal greto del fiume a tirare i sassi a questa bottiglia. Grazie. Grazie Paolo. Adesso parliamo, insomma, tra di noi, facciamo un piccolo giro di conversazione tra i relatori. Sergio, aveva da dire qualcosa, magari sulla sollecitazione. Sì, posso dire una cosa che non sono molto d'accordo. Si posso dire due note all'ultimo intervento, molto interessante, tanti spinti utili, però una battuta: secondo me, se l'avvocato Prisco avesse un profilo Twitter avrebbe un successo straordinario, perché lui aveva un modo di comunicare di un'eleganza e di un'intelligenza che oggi, che anzi verrebbe esaltato dallo spazio di oggi. Quindi non credo, non era il tipo da creare polemica. Ti rispondo subito? Avrebbe due cose. Va bene, però
era successo, sì, o non era successo, aggiungo, però avrebbe una quantità di insulti sulla gente. Perché l'altra cosa che voglio dire, a me è quello che un po' disturba adesso, insomma, è pensare che sia colpa dei social network. Voglio dire, parliamo di calcio, hai detto benissimo delle passioni, parliamo di un mondo dove i primi a essere ostili, pesantemente ostili, sono i protagonisti di questo, nel senso che la polemica sul rigore nasce nelle interviste dopo partite da parte dei primi protagonisti e va avanti e ovviamente è alimentata. È chiaro che se io vedo il mio idolo che dice o si tuffa in aria a prendere rigore, ah guarda è furbo, adesso faccio solo un esempio brevissimo. 2001, finale dei mondiali di rugby in Australia, tempi supplementari, Australia contro Inghilterra, a un minuto dalla fine e l'arbitro dà un calcio di punizione per l'Inghilterra a 20 metri, che è come dare un rigore senza portiere, a un minuto dalla fine dei tempi supplementari. Cosa succede? Che tutti i giocatori, non ce n'è uno, si allontanano dall'arbitro, questo tira il calcio, segna, l'Inghilterra vince e gli altri alla fine fanno il terzo tempo, applaudono. Nel calcio questa cosa qua sarebbe andata, si ricorderebbe ancora. Allora, l'ostilità sui social network, che c'è ed è pesantissima e hai ragione a dire attenzione, ragioniamoci, è una evidente rappresentazione di un ambiente che è ostile di suo. Dentro gli stadi è uno spazio libero dove la gente può andare a tirare. Insomma, saprete meglio di me la storia del motorino giù da un piano all'altro di San Siro. Insomma, quando succedono queste cose è evidente che poi dopo è difficile dire tu ma non devi fare polemica. Cioè, a me piacerebbe, voglio dire, che venisse da dentro il messaggio. Quando io prima dicevo dobbiamo parlare con, è inutile dire non va bene, tu hai sbagliato a insultarmi, quando sei non lo sto facendo personalmente, no? È un mondo che vive di questo, di passioni. Sì, certo. Cioè, per carità. Io ho una figlia che gioca a pallavolo e quando vado a vedere le partite sto lontano perché a 15 anni, perché i genitori dei miei compagni delle compagne di mia figlia insultano l'arbitro, ma dico io c'ha 15 anni, no? Purtroppo è così lo sport. Sì, cioè, dei social network. Naturalmente quando ho detto che nessuno pretende un linguaggio sfordiano, intendevo esattamente questo. Perché è chiaro che lo sfogo delle passioni, io ho un figlio di 15 anni che gioca a pallone e mi sono reso conto, aiutami a risolvere questo dilemma, e vado a vedere le sue partite e mi rendo conto di bloccare la creatività degli altri genitori nell'insultare. Perché alla prima volta che hanno cominciato a insultare l'arbitro ho detto scusate, stiamo dando degli alibi ai bambini. Se perdono la partita devono giocare meglio, non è colpa dell'arbitro. Allora questo, oh, sì, è vero, no, dovrebbe essere così. Ecco, poi dopo 4 o 5, tra virgolette, lezioni del genere, mi è venuto il dubbio, questi mi odiano perché io sto cercando di insegnare loro un'etichetta che loro non vogliono assolutamente avere. E quindi il discorso dello svuotare il mare con un bicchiere, io mi rendo perfettamente conto di far parte di questo. Io mi sono dato un codice di comportamento, per esempio non mi sentirai mai esaltare la furbata di un giocatore che si è buttato in area, anche se si parla magari di un giocatore della nazionale italiana in una partita, quindi dove è ammesso il fatto che io tifi come osservatore ma infatti non parlavo di te, ma questo è un mondo, questo per dirti che secondo me la reazione deve essere sempre individuale. Se tu non cominci a fare tante reazioni individuali e io con il provare a educare i tifosi nel modo in cui ho detto, reagendo ovviamente dicendo no scusa, tu hai detto che questa cosa qua, questa società ha speso 20-30 milioni di euro per fare questa cosa, no, invece guarda qui c'è il bilancio, ne ha spesi 5 per fare questo, quindi non è che ha sprecato 20 milioni di euro, ne ha sprecati 5 come da bilancio, cioè per correggere le cose
palesemente le fake news. Ci vorrebbero tanti Boscov, no? Rigore è quando l'arbitro fischia, appunto. Cioè, se ci fosse questo messaggio anche dal mondo del calcio, che rigore è quando l'arbitro fischia alla Boscov, sarebbe, io credo, non è che li eliminiamo, però insomma, quello che io percepisco è che in realtà non c'è tutta questa volontà da parte del mondo del calcio di insomma, ognuno alimenta un po' questa passione da una parte che però sfocia nell'ostilità. Credo un po', io ne faccio parte, quindi forse difendo la categoria, credo che il calcio semplicemente sia lo sport più praticato al mondo e dove ci sono più interessi, perché chiaramente è una realtà di business e che ho dei figli che giocano a calcio. È normale che se il pubblico viene stratificato esistano, cioè nel senso, quello ieri si parla di offline e online, è normale che l'offline entri nell'online, nel senso le persone stupide, maleducate, sgarbate, esistono da tutte le parti, chiaramente più è grande il pubblico più è probabile che quelle persone facciano parte di questo. Prima citavi il fatto del motorino che è del 2001, al 2001 è passata diversa acqua sotto i ponti, ci siamo dati veramente una no, è davvero, perché purtroppo invece l'immaginario collettivo è rimasto quello che è proprio un secondo me è iconografica come cosa, è l'identità digitale del calcio, cioè il calcio è il motorino che è caduto dal secondo anello verde, da quell'epoca ad oggi l'Inter è il club, per esempio, parlo di quello che conosco bene da vicino. Non so neanche forse l'Inter. No, lo so, ma no, ma non la sto prendendo sul personale, sto solo cercando di darti una descrizione di quello che è accaduto dopo. Adesso l'Inter è il club in Italia con più persone allo stadio, facciamo un lavoro sul pubblico, le tribuna family. E come l'Inter lo fa la Roma, lo fa il Milan, lo fa la Juventus, sta cercando veramente di fare un percorso. Non è che la gente che lavora nel calcio non ci pensa a queste cose, poi che nel post partita a volte sia successo che insomma ci sia stato un ambiente caldo, credo che anche nel post partita dei miei tornei di calcio a 7 c'è un ambiente caldo a volte, nel senso, questo purtroppo le parole ostili anche nella briscola di Gianluigi. Bene, passiamo adesso, sì, perché a riprova di quello che ci dicevamo, il calcio e lo sport attirano anche noi, quindi vorremmo dedicare 10 minuti di Q&A alla parte turismo, se ci fossero domande dalla sala, se non ci sono continuiamo volentieri a confrontarci. Eccola qui. Buongiorno a tutti, non sono abituata a fare domande, quindi scusatemi. Io mi chiamo Cristina Monacelli, sono appassionata di progettazione europea, ma per passione pura, non lo faccio di lavoro. Lo faccio anche di lavoro, ma è proprio passione. Io ho notato, occupandomi di cittadinanza attiva e di Europa per i cittadini e di giovani e cultura, sono, diciamo, la programmazione europea che seguo di più, sia a livello di finanziamenti europei diretti e indiretti, che negli ultimi anni le emozioni sono state utilizzate come veicolo per vendere. E ho notato, ma questa è un'osservazione mia personale che vorrei condividere, che l'emozione nel tempo ha perso il suo significato. Mi riconduco al discorso che ha fatto il giornalista Paolo Condò, che magnifico. Due parole chiave le ho usate nel suo discorso, io lavoro per parole chiavi, emozioni e spiegare. Come facciamo a spiegare a un ragazzo che la parola che ha detto ha creato un'emozione, quando il turismo, ma anche sui social, le emozioni vengono utilizzate per vendere, anche in televisione? Okay. Se non sono stata chiara, scusatemi, ma so che voi sapete cogliere il messaggio. Grazie mille. No, appunto, non, io ti guardavo, vabbè. Ma io quello che voglio dire è che quello che si cerca di fare, almeno nel mondo del turismo, non è tanto di spiegare alle persone come devono raccontare delle esperienze, ma fargliele vivere nel modo migliore possibile, che poi dopo trovino loro le parole giuste per raccontarle. No? Tutto il tema della partecipazione, del coinvolgimento e del... oggi abbiamo gli strumenti per fare in modo che le persone possano parlare, siamo tutti degli editori, scriviamo tutti sui nostri spazi digitali, e quindi quello che noi cerchiamo di fare nel turismo non è tanto di dirti guarda che bella Trieste, ma farti vivere un'esperienza a Trieste di qualità, e poi trovale tu le parole, anche perché se ti metto in bocca le mie non saranno mai vere, ecco, questo è un po'. Quindi l'emozione deve nascere da te, se no, se te la dico io non è la stessa. Io rispondo col cappello di persona che fa turismo per l'Emilia Romagna,
due pezzetti. Il primo, concordo, insomma, ci vuole la responsabilità sociale, ma anche la trasparenza, cioè io devo vendere l'Emilia Romagna, allo stesso tempo devo essere così franca da far capire che voglio vendere e allo stesso tempo creare contesto per quello che faccio. Concordo molto con il discorso su Peppino Prisco se fosse online e non avesse il contesto. Il secondo pezzo è che se una community è una community è fatta di confronto quotidiano e crea un ambiente, crea un calore, crea una rete sociale, una fabric, e in questo senso probabilmente a quel ragazzino quando viene nella mia stanze di Turismo R io provo a far sentire quando magari non glielo dico ma c'è riprovazione magari per un'emozione negativa che ha suscitato oppure c'è emozione positiva. La community quando funziona funziona che io come moderatore non modero ed è il resto della community a moderare. Poi è molto più semplice per questo lato del mondo che per questo lato del mondo che ha a che fare con le viscere in modo più radicale, se vogliamo. Buongiorno, sono Bruno Bertero, il direttore marketing di Promoturismo FVG, quindi della regione, e volevo dare una risposta all'interazione della collega. Noi stiamo tentando un progetto nuovo, voi lo sapete, quello legato agli ambassador. Basta questa autoreferenzialità quando noi raccontiamo le nostre stesse cose, e quindi stiamo dando voce ai residenti. E un passaggio, il secondo che do, è molto semplice, è questo: io non vendo. Cioè non intendo più venderla alla regione, adesso qui i miei operatori magari si metteranno un po' le mani nei capelli, ma tutto quello che io racconto, soprattutto raccontato in rete, non ha più un valore perché è poco credibile, perché è raccontato esclusivamente da quello che la DMO media. Quello che cerco di fare è di portare quelli che sono i nostri operatori a raccontare le esperienze che un turista vedrà, poi dopo attraverso i diversi strumenti, tanti strumenti digitali, arriverà a comprare, ma questo dato proprio da una condizione, che è la condizione con la quale io voglio interagire con quella segmentazione alla grafica. Certo che se prendo determinate mie destinazioni dove l'80% è un nuovo cliente che arriva, Grado, sto offendendo qualcuno qui di Grado, non nessuno, a Grado l'80% sono turisti austriaci che hanno un'età media di 65 anni, ecco, devo preoccuparmi e dire come posso cambiare quella segmentazione, come posso lavorare su un altro mercato, ma la realtà dei fatti è che quelli che hanno 65 anni vengono a Grado da 35 anni e continueranno a venire finché saranno vivi, ecco, devo un po' preoccuparmi su quello, ed è un altro argomento, un altro sistema, un altro modo. Quindi, per sintetizzare quella che è la risposta, do oggi in mano il tono di voce ai miei residenti e dico: raccontala tu questa destinazione, perché come la racconti tu non la può raccontare nessun altro, e vai a interagire con quelle persone che oggi possono trovare un interesse a costruirsi la loro esperienza di viaggio, che più o meno, mi sembra, dal tavolo degli interlocutori è quello che tutti oggi cercano. E quindi questo è un esperimento, ve lo racconterò fra un anno se avremo preso una serie di insulti a manetto oppure se avremo avuto un'intuizione e qualcun altro la seguirà. Grazie. Altre domande? Raccogliamo un po' di domande. Una Claudio? Sì. Grazie, scusatemi se magari ne avete parlato, io mi sono un po' distratto perché nel frattempo ho fatto parecchio altro. Un tema che in questi ultimi tempi ho visto molto circolare in rete è quello soprattutto su strumenti come Instagram o Snapchat, comunque quegli strumenti molto legati all'attualità. C'è stata un po' di controversia su quelle località e quelle regioni che ti postano, magari perché l'hanno sponsorizzato, magari perché ce l'hanno in calendario editoriale, la bella immagine del luogo pieno di neve, fantastico, strepitoso, e poi non nevica da mesi e forse non nevicherà ancora per i prossimi. Visto che parliamo di parole ostili, questo secondo me è un po' un'incitazione anche alla, come dire, alla risposta di chi magari è venuto quel weekend lì, si trova solo la sua bella piscina ma tutto il resto giallo, insecchito, ecco. Come la vedete questa cosa, soprattutto chi si occupa di turismo? È un tema oppure un finto tema, nel senso che poi la natura le aggiusta le cose, magari un mese dopo o cinque giorni dopo invece arriva tanta neve e sistema tutto? Allora, per questo conviene andare al mare, che il mare c'è sempre, quindi no. Comunque facciamo rispondere Sergio, che ha affrontato questo tema in una discussione molto interessante su Facebook un po' di tempo fa, beccandosi anche un po' di, insomma, sì, conversazioni ostili. Io penso che sia questo, dipenda dal canale, nel senso che se io ho il mio bel sito web che parla della mia destinazione, è normale che io parli anche di situazioni che non sono quella attuale, cioè ci sta benissimo che la Sardegna, che ha un mare così così, faccia finta di avere... Qua scappano le parole ostili. Così così, lo filtrerebbe così così.
TripAdvisor. Dì la verità, che ti sei fatto per un giro, sei andato via con le lacrime. Dicevo, è normale che io possa parlare già in primavera di quanto sarà bello il mare d'estate, perché io lo so che quello è uno spazio di comunicazione del territorio nella sua interezza. Dopo è bene essere aggiornati, cioè in autunno parlare delle cose che succedono in autunno, ma ci sta. Diverso, secondo me, sono sui canali quelli dinamici, quelli tipo Instagram, che voglio dire Instagram, parla dalla mia interpretazione più di quello che sta succedendo adesso, in questo momento. Se io ti metto una foto, ed era il caso della polemica di allora, di cioè, è stato un inverno difficile per noi in Trentino, la prima nevicata l'ha fatta 10 giorni fa, si sciava alla grande, però non c'era neve, cioè c'erano le cravatte delle piste da sci con neve artificiale, si sciava benissimo, neve bellissimo, ma non c'era neve, il panorama era desolato. Se tu mi metti queste foto bellissimo, era bellissimo a Natale, c'era una foto che diceva il Natale senza la neve non è il vero Natale su Instagram, e non c'era neanche un po' di neve. Allora questo, dal mio punto di vista, è un autogol piccolo, per l'amor del cielo, no? Però ecco, credo che dipenda dal canale. Certi canali, quelli istantanei, vanno usati soprattutto per le esperienze, quello che sta succedendo adesso in questo contesto. E se tu mettessi su Instagram in Sardegna la spiaggia piena di persone, uno dice no, vabbè, a febbraio magari si fa il bagno lo stesso. Però appunto è bello metterlo desolato, no? Anzi, si fa il bagno, parlare d'altro. No, hai ragione, però e questo è un aspetto importante su quanto l'onestà, diciamo, nel raccontare la destinazione sia veramente veramente efficace, sia veramente reale. Essere onesti nel raccontare una destinazione deve essere uno degli aspetti più importanti nella comunicazione, non solamente negli strumenti diciamo immediati come Instagram, ma in generale, perché ormai una persona che vuole fare un'esperienza, non più una vacanza, vuole realmente sapere almeno quei punti di riferimento essenziali che identificano il luogo in cui sta andando a visitarlo. Quindi appunto strumenti come TripAdvisor, ma anche come aggregatori sviluppati in intelligenza artificiale da Travel Appeal, sono importanti per, diciamo, dare realtà a quelle che sono invece conversazioni che possono essere eventualmente taroccate in qualche maniera da strutture. Infatti volevo dire una curiosità, che TripAdvisor nasce proprio per questo, cioè Steve Coffer, ingegnere informatico, doveva andare in vacanza in Messico e continuava a trovare brochure con le stesse foto delle stesse strutture, e diceva: è possibile che non esista in rete un luogo dove la gente può scambiare consigli, esperienze, e così avere veramente una visione reale di quello che andrà a trovare. Il viaggio non è andato bene, oltretutto. Quindi è tornato e ha detto: adesso lo faccio io, e così è nato TripAdvisor. Ecco, e noi diciamo sempre quanto è importante, perché per le destinazioni, per le strutture, essere dire la verità su quello che poi si trova, perché poi paga comunque quello, come non paga la promettere troppo e non mantenere. Prima Mirko, adesso una considerazione. Sì, volevo dire, volevo riallacciarmi e rispondere anche, insomma, sì, faccio un po' a tutto. Due cose. Se cercatevi uno speech del TED di Joe Gebbia, che è uno dei co-founder di Airbnb, che si chiama, se non mi ricordo male, Designing for Trust, qualcosa del genere, in cui lui racconta, nel momento in cui hanno pensato l'idea originaria di Airbnb, come hanno progettato tutta la componente esperienziale ed emotiva, che è una, insomma, il logo è fatto a forma di cuore rovesciato, quindi è nel DNA di Airbnb ed è il driver principale, è diventato Airbnb un love mark nel giro di 3 anni, sono riusciti a fare un'operazione incredibile, formidabile. E c'è un'altra componente: è vero, le emozioni vengono usate per vendere, soprattutto online, ma è una questione culturale. C'è uno studio di alcuni anni fa ormai, in cui venivano presi 1000 studenti universitari di tutto il mondo come panel. Non è un termine che mi piace usare, millennial, perché non credo sia rappresentativo di un target parlare di millennial. Ormai i target anagrafici non funzionano più in nessun piano di marketing. Comunque, per capirsi,
rappresentativo dei millennial, e la cosa che mi ha colpito di più in questo studio è che non c'è nessuna soluzione di continuità tra un'emozione live, offline, e un'emozione online. È esattamente dal punto di vista biochimico, dal punto di vista neurologico, dal punto di vista emotivo, esattamente la stessa cosa. Quindi è interessante, vengono usate sì per vendere, funzionano alla grande. Ma probabilmente le dobbiamo spiegare noi, ma per loro non c'è neanche bisogno di spiegare. Le vivono direttamente, esatto. È più un vissuto. Io lo sperimento sul mio account quando posto qualche immagine di spiaggia, anche fuori stagione, crea comunque un'empatia molto, molto, molto grande. È ostile, ricevo moltissime conversazioni ostili, soprattutto fuori stagione, anche sul cibo, devo dire onestamente. Aggiungo un'ultima cosa, riagganciandomi al discorso della neve di prima. Il fatto è che noi turisti, mi metto dall'altra parte, siamo diventati cattivissimi adesso e siamo anche molto bravi. Allora, se tu, tra virgolette, dai un messaggio che non è coerente con quello che sta succedendo, possono succedere due cose. Uno, prendiamo il caso della neve, la gente va sulle webcam, dice ma non c'è la neve, e ti sgamano subito. E va bene, è il caso positivo. E perché il caso negativo è che ti credono, vengono in vacanza, non trovano la neve e auguri. Auguri dopo a gestire l'ostilità, no? Quindi quando si è detto tante volte oggi l'ostilità va anticipata, uno dei modi è assolutamente quello di avere la chiarezza, la trasparenza e la franchezza anche nei messaggi di l'autorevolezza anche e l'autorevolezza. Quello. Bene, qualche domanda anche sull'aspetto sport generale, non solamente il calcio, oppure divertimento. Nessuno da dire niente. Quindi tutto a posto, no. Ripasso la. Sì. Oh, no, si stava togliendo il giubbotto, non era. Prego. No, invece c'è una domanda, sì. Perfetto. Prego. Una domanda sullo sport a Roberto e Paolo. Pochi mesi fa c'è stato il caso Lulic-Rudiger, un giocatore che finita la partita dice quell'altro giocatore di colore vendeva calzini fino a qualche mese fa. Le istituzioni, prima Paolo hai detto istituzioni, hanno risposto 3 settimane dopo con una squalifica di 1 giornata. Cosa ne pensate se lo sport e le istituzioni non debbano avere anche proprio in relazione ai ragazzi più giovani? Il tempo in questo aspetto mi sembra fondamentale, oltre alla risposta più decisa. Grazie. Peggio, non è stata una squalifica per 1 giornata. Alla fine era di 1 giornata, ma in realtà il periodo era lunghissimo, ma contemplando le vacanze di Natale e Capodanno, dentro quel periodo lungo c'era soltanto 1 giornata di campionato, quindi è stata anche ipocrita, oltre che troppo bassa la sanzione data a Lulic. Certo, assolutamente, un caso molto calzante e un caso, devo dire, nel quale i media, mi sembra che, io parlo per quanto riguarda la nostra posizione, sono compattamente schierati in una posizione critica nei confronti del giudice sportivo e dell'organizzazione, che un insulto così meschino come fu quello di Lulic, ecco, l'hanno ritenuto meritevole soltanto di una squalifica così breve. Per me è un bug, è un bug della rete questo qua, cioè come se fosse se lo riportiamo in linguaggio della rete, è un bug, cioè il fatto che le istituzioni non abbiano preso una posizione molto netta su questa cosa. Lì sì, veramente scomoderei i paragoni con il rugby piuttosto che con. Dico rugby perché in realtà io lo penso come uno sport molto anglosassone per certi versi, no? Dove c'è un approccio anche all'etichetta, non solo. Ecco, quello veramente anch'io l'avevo trovato una cosa un po' inadeguata. Prima di lasciare la chiusa, che lo fai tu? Sì. Vai. Sì. Però scusa, posso dire una cosa sul rugby? Sì. In rete in questi giorni. Il rugby è al contrario di quello che succede nel calcio. Tu dicevi prima, no, l'immagine ancora dei tifosi è ancora quella di 15 anni fa del motorino piuttosto che di altri fatti, mentre il calcio è cambiato. Alcuni dicono anche che questo non sia un bene perché un po' ha perso magari la sua radice popolare, ma questo non è il punto della discussione di oggi. Il rugby invece ha questa immagine positiva che però, voglio dire, noi in Veneto abbiamo 4 ragazzi,
indagati, due anche hanno patteggiato per bullismo in un'accademia federale. Ieri è arrivata la notizia della, sempre in Veneto, della squalifica di un giocatore, della radiazione di un giocatore che ha aggredito un arbitro donna durante una partita, cioè, quindi l'immagine del rugby come sport sano non, cioè, è un'immagine più che la realtà. No, ma scusami, secondo me bisogna sempre distinguere tra alcuni casi singoli che possono accadere e il metodo. Il rugby è uno sport nel quale la sportività è a livelli massimi. No, cioè, beh, certo, la cosa fondamentale in queste situazioni, secondo me, è la repressione. Ci deve essere una repressione puntuale e molto forte, perché altrimenti se tu non reprimi, lo abbiamo visto nel calcio per esempio, ma lo vediamo in tante altre situazioni, se tu non reprimi quello che è fortemente deviante rispetto a quello che deve essere il tuo messaggio, automaticamente in un certo senso lo autorizzi. E quindi ci deve essere una repressione molto forte. Però in generale sull'immagine del rugby credo ci sia abbastanza poco da discutere. Il rugby è lo sport anglosassone, appunto, come ricordava Roberto, è lo sport che l'inclusione che insita all'interno del rugby, sono sempre tante polemiche sul fatto che la nostra nazionale perde tutte le partite del torneo Sei Nazioni, ogni tanto qualcuno dice che ci stiamo a fare, che ci stiamo a perdere, no, invece per carità bisogna sopportare, trovo che si debbano sopportare queste sconfitte perché è comunque l'inclusione all'interno di un mondo nel quale io sono felice di fare parte di questo mondo. Okay. Dobbiamo chiudere per lasciare spazio all'altro panel. Chiedo al volo proprio un giro di saluti. Io ringrazio voi per la partecipazione, ringrazio i relatori. Un saluto con un consiglio velocissimo su cosa fareste voi appunto per evitare le parolostini. Proprio veloce, parto da Paolo. Ecco, ma io ho già detto, non rubo lo spazio agli altri miei colleghi, io creerei all'interno dei media delle strutture per rispondere pacatamente ma puntualmente a tutte le critiche, cioè alle critiche, poi ce ne sono di critiche giuste ovviamente, alle critiche sbagliate. Io saluto e ringrazio per questa bella due giorni l'organizzazione e il mio consiglio, visto che ho parlato di una fascia di età giovanissima, è lavorare nelle scuole. Mi rendo conto che in questo paese sia ancora difficile parlare di educazione sessuale, educazione civica, da dove insomma da altre parti è una cosa abbastanza comune, normale, insomma nelle scuole, però bisognerebbe istituire quantomeno nelle scuole medie un paio d'ore all'anno, non sto chiedendo cose incredibili, di educazione digitale, perché i ragazzi hanno bisogno di capire come funzionano gli strumenti, non possiamo affidare questa cosa solo alle famiglie, molto spesso le famiglie sono composte da persone che non li hanno loro stessi, gli strumenti difficili che lo facciano, e buttare tutte quelle persone in questo mare senza avere una direzione rischiano di generare le parole stili del futuro. Sono d'accordo, nel senso che, come dicevamo, virtuale e reale, io credo che internet amplifichi, ma in verità l'approccio che uno ha su internet è l'approccio che ha nella vita, e quindi se una persona maleducata è aggressiva e rancorosa, poi lo è ancora di più sul web e rimane e viene amplificato, per cui credo che si debba agire a livello proprio di educazione, non saprei come perché siamo in tanti, però credo che il punto sia lì. Sì, prima quando qualcuno ha chiesto che cosa manca, la parola che mi veniva in mente infatti era proprio educazione. E a proposito di internet che amplifica, mi viene in mente la definizione di Mafe, che ha scritto anche un libro, che si intitola Luminol. Cioè, immaginatevi internet come lo spray, quello che fa apparire le tracce di sangue, è la stessa cosa, ci sono lo stesso, solo diventano più evidenti. Certo. Sono d'accordo con, insomma, mi sembra che arriviamo a tutti alla stessa conclusione. Mi piacerebbe dire che il primo punto, invece che virtuale o reale, a me piace dire che reale è virtuale, nel senso che è la nostra vita che sta si è trasformata, e il virtuale è diventato un pezzo della nostra vita, ma tra tutte le volte che lo trattiamo come una cosa diversa che ha bisogno di situazioni e regole specifiche, beh, insomma, bisogna starci attenti perché in realtà non è separata, magari può avere bisogno di specificità, però ricordiamo che è tutto insieme. Giovanni.
Io solo ringraziare tutti per la partecipazione fino in fondo e sui consigli sicuramente quello che dicevamo, quindi istituzioni, institution building, se si dice così, e tenere conto che anche online esiste una responsabilità accanto e pari se non maggiore di quella delle istituzioni offline, quindi bisogna parlarci e capirsi. Siamo tutti responsabili, insomma, e quindi è un processo culturale che dobbiamo avviare e speriamo, insomma, di riuscire a farlo, perché è importante per essere più civili anche nelle conversazioni. Grazie a tutti e buon proseguimento al Palo Studio. Grazie mille.